Oggi siamo davvero orgogliosi e contenti intanto di avere insomma tanti giovani ai quali veramente facciamo un grande applauso, fatevelo, ve lo facciamo anche noi. Bravi, bravi, bravi. E grazie per questo splendido insomma, piantina di ciampino, insomma, allestimento. Con questi plastici, insomma, per dire sopra. E questi lavori, avete fatto dei lavori stupendi, bellissimi, che dopo, insomma, sia l'architetto Moretti, ma il professor Quici, la dottoressa Zotta, Piacenza, Febraro, insomma, tutte le persone che interverranno oggi, mi scuso se mi sono dimenticata qualcuno, e soprattutto, insomma, anche voi ragazzi, ai quali io vorrei dare la parola, insomma, dopo deciderà Moretti che farà il moderatore di questo incontro. E per dirvi davvero, insomma, ecco, grazie perché noi vogliamo che Ciampino abbia una visione nuova. Io quando sono arrivata qui e mi hanno eletto sindaco praticamente ormai 2 anni fa, era il 9 giugno del 2019, la prima cosa che ho sempre sentito anche in campagna elettorale che Ciampino è una città dormitorio, Ciampino è una città piena di traffico, Ciampino è stata sempre sfruttata ed è purtroppo tutto abbastanza vero. Devo dirlo. E quindi quando ci siamo resi conto, insomma, io aiutata da subito dall'architetto Moretti che ho chiamato e poi si è aggiunto anche il grandissimo architetto Febraro, il nostro assessore, e gli ho detto venite a darmi una mano per sistemare davvero Ciampino, per sistemarla da tanti punti di vista, perché Ciampino purtroppo è una città incompiuta. E quindi mi hanno detto, sindaco, va bene, accettiamo questa sfida perché è davvero una sfida. Noi siamo un paese, siamo una città, io mi piace chiamarlo paese perché mi sembra insomma una dimensione molto più umana, però veramente insomma ecco, siamo una città vicino Roma e quindi che confina con Roma, quindi ormai siamo diventati un po' città metropolitana anche noi. E quindi insomma ecco, è una città di 13 km quadrati, quindi è una città piccola, ma con 40.000 abitanti. Quindi siamo la città con il maggior consumo di suolo purtroppo nel Lazio e anche la maggior densità abitativa. Quindi dobbiamo davvero ripensare e riprogrammare una città. E siamo, ci stiamo provando con tutto il cuore e la prima cosa che abbiamo pensato è che dentro Ciampino ci si possa davvero girare a piedi o in bicicletta, lasciando le macchine a casa, dando una svolta veramente nuova e anche molto green, anche insomma, ecco, in linea con le call europee. Sapete insomma, che ormai più del 37% dei fondi europei sarà destinato insomma, alla riconversione verde. E quindi perché non dotarci ecco, di tutta una serie di biovie che abbiamo insomma, ecco, condiviso con il Dipartimento dell'Architettura dell'Università La Sapienza di Roma, lanciando insomma, ecco, questa sfida che voi avete ben colto circa insomma, ecco, anche la progettazione di una di varie così, postazioni all'interno di queste biovie che ci tengo davvero a dire non sono piste ciclabili, ma sono insomma tutta una serie no, di vie, davvero di biovie studiate e pensate in un modo differente. Lasciatemi dire che va bene tutto e vanno bene per quanto mi riguarda, insomma, anche quelle un po' disegnate per terra come sta facendo Roma, vanno bene lo stesso perché io guardate, pur di muoversi in una maniera alternativa vanno bene anche quelle, però sicuramente insomma se abbiamo una biovia cioè, progettata un po' meglio con un criterio insomma, no, anche più smart dove cioè, magari sono illuminate, dove si può ricaricare un cellulare ma anche la bici elettrica perché ormai questo è il futuro, insomma sono sicuramente insomma meglio. Dando risposte concrete alle necessità reali della nostra città. Il progetto delle biovie della bicipolitana si colloca perfettamente nel programma del sindaco e all'interno del master plan che l'architetto Moretti con il suo ufficio per il comune di Ciampino ha elaborato. Il master plan vuole dare risposte sia sul piano urbano che sul piano socio-urbano. Ora, il master plan rappresenterà, e lo ribadisco perché è una cosa che forse non è chiara a tutti, anche se il master plan è stato presentato in più occasioni proprio dall'architetto Moretti.
rappresenta quella che sarà, io la chiamo griglia di vaglio, se faccio, eh? Griglia di vaglio di tutte le proposte e delle indicazioni progettuali che verranno formulate e dall'amministrazione o presentate dai cittadini. Se staranno all'interno di questo, entreranno nei programmi di rigenerazione urbana e negli ambiti territoriali di riqualificazione. Altrimenti staranno lì, perché non saranno coincidenti con l'interesse primario della collettività ciampinese. Una collaborazione questa col comune di Ciampino che nasce nel 2020, quando la città metropolitana ha aderito a una manifestazione di interesse di rigenerazione urbana, che poi ha prodotto, come dire, una interlocuzione costante per il progetto Biovie, che oggi vede una rappresentazione concreta, no, di quello che può essere, perché naturalmente si deve sempre passare dal piano delle idee al piano della realizzazione. E sicuramente questa dell'utilizzo di quella che ormai definiamo mobilità dolce diventa un fatto assolutamente importante e mi permetto di dire anche prioritario, perché ci mette nelle condizioni di dare veramente un contributo notevole all'ambiente. Oggi si parla di ambiente veramente in ogni luogo, in ogni situazione, però poi noi siamo i primi a come dire, avere difficoltà ad adeguarci o a recuperare un modo di vivere che non è quello a cui siamo stati abituati fino ad ora. Quindi questo progetto Biovie assume sicuramente un'importanza notevole per il territorio, perché mette nelle condizioni non di vivere l'utilizzo della bicicletta come momento ludico, no? Momento di hobbistico, potremmo dire, ma nel farlo diventare veramente la pratica nostra quotidiana. E quindi stiamo lavorando veramente al piano strategico, partendo un po' dall'esperienza anche che è stata quella di Ciampino, quindi la compartecipazione di tutti i soggetti che sono coinvolti nella definizione di quello che è un piano veramente sentito e maturo. In questo senso veramente l'esperienza di Ciampino fa un po' da apripista, no? A quello che è poi la nostra, il nostro modo di lavorare, che è proprio poi la mission della città metropolitana, quella di essere vicini ai comuni, quindi raccogliere le loro suggestioni, le loro sollecitazioni e provare insieme a metterle a sistema. Lavorando insieme agli uffici coordinati dall'architetto Piacenza, ci siamo posti subito il tema di dare unitarietà, no? Di disegno, di struttura, assolutamente. Quindi non fare, come giustamente ha sottolineato il sindaco Ballico, semplicemente un disegno a terra, ma realizzare un'infrastruttura che sia controllata, che sia illuminata, che porti informazioni, dati e abbia anche informazioni, come dire, no, turistiche, segnaletica. E questo è un tema non da poco, non banale. Per la prima volta città metropolitana e un comune, mi sento di dire, si applicano a questo. Gli studenti ci hanno dato una mano, hanno fatto delle cose davvero preziose. Unisco al ringraziamento di Teresa Zotta, che faceva Teresa Zotta la sindaca Ballico, e non è vero, Teresa, che siamo soli in questo lavoro, perché l'impulso, l'incoraggiamento che tu ci stai dando e di cui la sindaca è ben cosciente, questa operazione ha un forte significato simbolico. Noi per la prima volta uscivamo dalle nostre case nel maggio del 2020 e per la prima volta io ho avuto un incontro in presenza proprio a Ciampino, nella sala consiliare. Fu per me, per tutti noi, un momento emozionante, anche col distanziamento, con le difficoltà che c'erano, però ecco, l'entusiasmo della sindaca e quello di Teresa ci hanno spinto ad andare avanti, a fare di questo quasi un progetto pilota, un progetto che possa essere replicato tante volte. L'obiettivo è quello di iniziare una cosa che porta purtroppo un tempo della pubblica amministrazione, ma l'obiettivo è davvero di iniziarla e di finirla. I partner che insieme a Ciampino, che è l'hub della mobilità sostenibile, avendo la rete, insomma, ferroviaria e anche l'infrastruttura più importante dal punto di vista, si trova un po' come nodo cardine tra Roma e i Castelli Romani,
sono il comune di Marino, il comune di Albano, il comune di Grottaferrata, il comune di Ciampino naturalmente, e due municipi della città di Roma, il settimo e il sesto municipio della città di Roma. Abbiamo cercato di interrogarci su che cosa potesse diventare una bici mondana. Come è stato un po' accennato e come io dico sempre, la pista ciclabile non è un'operazione di street art, cioè non sono quattro righe colorate per terra, è qualcosa di più. E allora ci siamo interrogati su che cosa potesse diventare, confrontandoci con l'esistenza o meno di esperienze anche in altri luoghi, anche all'estero. E abbiamo poi constatato che in realtà tutte queste esperienze, come poi le abbiamo sviluppate, non è che ce ne sono gli episodi che abbiamo cercato di prendere, di imparare sia dagli esempi positivi che da quelli negativi. Diciamo di questo progetto era incentrato sulla sostenibilità e appunto sugli elementi della Smart City. Quindi molti di noi per esempio hanno utilizzato materiali ecosostenibili come il legno, in particolare parlo del progetto del mio gruppo, abbiamo appunto utilizzato, si può vedere qui davanti, dei pallet riciclati appunto e riciclabili, il legno anche perché appunto andando un po' a cercare, anche a visitare Ciampino, a scoprire un po' qual era la storia di questo luogo, siamo venuti a conoscenza che comunque il Ciampino è stata comunque premiata come comune riciclone per il legno qualche anno fa, quindi ci sembrava comunque un simbolo importante da ricordare. E quindi questo, abbiamo creato delle strutture modulari che quindi potessero adattarsi a diversi contesti della città di Ciampino, che potessero quindi essere inserite in marciapiedi stretti, ma anche in piazze più grandi, davanti alle scuole, nei parchi, e appunto attraverso, grazie ai pallet, che sono appunto dei piccoli moduli assemblabili. È stato particolarmente, diciamo, stimolante questo tipo di progetto, perché Ciampino offre molti, diciamo, molti spunti progettuali da molti punti di vista, sia per la posizione strategica da cerniera, possiamo dire, tra i castelli romani e Roma, appunto, sia dal punto di vista dei trasporti, della ferrovia, dell'aeroporto. Quindi, diciamo, questo concetto di fluidità, di accessibilità della città è stato un punto che ci ha affascinato sin dal principio e che volevamo appunto cercare di caratterizzare in qualche modo. No? Vediamo in realtà molti progetti che sono sviluppati cercando di non essere, diciamo, troppo invadenti nel territorio del comune, che cercano invece di stabilirsi come una situazione rapida, fluida, che sta appunto a simboleggiare una biovia che, diciamo, si stacca dall'idea di semplice pista ciclabile, e nell'ottica della sostenibilità sicuramente un passaggio che caratterizzerà, se vogliamo, i prossimi anni, sta caratterizzando questi anni. Il focus principale del nostro progetto, che è questo qui, era quello di creare un percorso uniforme attraverso il wayfinding e quindi la strategia del colore. Quindi siamo partiti dall'utilizzo di tre colori principali, che erano questo giallo, con il quale abbiamo realizzato anche il plastico, il rosso e il blu, e abbiamo creato una specie di segnaletica che poi si rifletteva anche nei poster pubblicitari e nelle grafiche che qui sul modello, sul logo, nella presentazione e nel fascicolo sono visibili da più vicino. Questo qui è il nostro book, il nostro progetto. Thank you.
chilometri, di pista ciclabile, quindi di Pioria, che davvero insomma ecco, potrà risolvere anche una realtà insomma, no? Tra i nostri comuni in un modo assolutamente intelligente, perché a volte siamo così vicini dove in macchina ci si mettono no, 20 minuti, mezz'ora e con la bici davvero insomma in 10 minuti, quindi da qui pensate a Cinecittà veramente è un attimo, ma se devi prendere la macchina stai quando